Grazie. Beh, per chi non mi conosce, sono la dirigente dell'Istituto Agrario Sartor di Castelfranco Veneto, tecnico professionale IFP, quindi chi più ne ha più ne metta, però solo agrario, almeno c'è questa particolarità per cui uno si occupa solo dell'agrario. Allora, per quanto riguarda queste giornate, oggi appunto, come diceva il dottor Pivotti, abbiamo il piacere e l'onore di avere la dottoressa Giorga che ci illustrerà il nuovo esame di Stato, che è una sfida per noi perché è la conclusione di questo percorso di riforma, per cui è una sfida, perché la seconda prova effettivamente diventa anche un po', metto un po' di ansia anche ai nostri docenti, ma noi li tranquillizzeremo perché sappiamo che comunque siamo in grado di affrontare, abbiamo affrontato 5 anni di riforma, saremo in grado anche di affrontare tranquillamente e serenamente anche l'esame di Stato con questa novità e queste nuove sfide. Per quanto riguarda invece il programma di domani mattina avremo tutta la presentazione del lavoro svolto in queste misure di accompagnamento, che sono state delle misure sicuramente importanti per chi ormai ci conosciamo da diversi anni, ha seguito tutti gli appuntamenti e quindi ci hanno effettivamente, lo dice il nome stesso, accompagnato in questo percorso di costruzione dei professionali alla luce di questa sfida per quanto riguarda l'insegnamento per competenze, ma anche per quanto riguarda queste nuove declinazioni che ci hanno visto ragionare sui quadri orari, ci hanno visto ragionare sulle nuove materie, sulle competenze, e quindi domani presenteremo un po' tutto quello che è stato fatto sia per quanto riguarda proprio le misure di accompagnamento e tutto il lavoro che è stato svolto. Poi presenteremo i vari lavori di per quanto riguarda le competenze curricolari, le competenze e le declinazioni, e quindi vi chiamiamo magari anche chi ha avuto poi un'esperienza un po' più significativa a raccontare anche quelle che sono le esperienze vissute sul campo nei vostri istituti. La personalizzazione degli apprendimenti e il PCTO, e avremo anche poi una testimonianza di apprendistato importante che ci verrà illustrata, e la valutazione e la certificazione delle competenze con tutte le prospettive future. E poi avremo l'intervento del dottor Arduino Salatin, che è un esperto di formazione e anche docente universitario, che ci parlerà appunto anche dei rapporti con le aziende, di questo apprendistato e dei rapporti soprattutto fra i vari sistemi formativi, che non sono una sfida da poco, perché ogni regione poi ha le sue particolarità rispetto anche ai rapporti tra istruzione professionale, IFP, e i rapporti con le regioni, che non sono una cosa poco, oltre a ciò che è la nuova sfida che prevede poi anche il PNRR, di IFTS e ITS, che è una bella partita anche quella da giocare e su cui riflettere. E ci sarà quindi anche poi tutto un confronto, un dibattito, e al dibattito parteciperà anche il dottor Francesco Orlando, che ci ha accompagnato in questi anni, che adesso è in quiescenza ma è stato dirigente tecnico del MIUR e responsabile tecnico scientifico del progetto, che ci darà quindi un suo contributo anche sui dati rispetto all'attuazione della riforma. E poi contiamo di finire ad un orario umano, così, in modo da poter offrire anche un piccolo giretto per il centro di Roma nel tardo pomeriggio, per chi insomma ha anche piacere di fare 2 passi e vedere le bellezze, perché la nostra Italia e la nostra capitale comunque ci offrono grandi bellezze, e abbiamo bisogno di bellezza in questo periodo, perché la bellezza fa bene al cuore e anche alla mente. E poi il terzo giorno non saremo qui, ma vi daremo poi la location, perché queste sale sono occupate, ma è tutto organizzato, non vi preoccupate, siamo qui. Avete cambiato? Oh, boh, bene, perfetto, allora non c'è dove vado, va bene, tranquilli, meglio, così non dobbiamo girare da nessuna parte.
e parleremo invece della, insieme a Roberto Orlandi, presidente dell'Albo Nazionale del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati, che ci segue anche lui sempre in questo percorso di formazione e quindi farà il suo intervento, ma soprattutto per quello che è importante per noi ci sarà anche la dottoressa Rosalba Bonanni del MIUR, della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, a cui avremo tante domande da porre, perché abbiamo tante sfide davanti, non solo per il professionale, ma qualche sfida, qualche punto interrogativo ci sarà anche per quanto riguarda il tecnico. E poi dovrebbe esserci l'intervento del dottor Versari, capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione. Concludiamo poi mercoledì mattina in tempo utile, in modo tale che poi tutti possano rientrare alle proprie sedi, e speriamo con un bagaglio di conoscenze o anche insomma di confronti importanti, perché comunque dal confronto e dalla discussione nascono sempre idee nuove e non solo, anche un supporto, perché io dico sempre che se si fa rete si riesce anche a lavorare meglio tutti quanti, uno pensa, si rende conto di non essere da solo, ma che i problemi sono comuni, ma anche ai problemi si possono trovare delle soluzioni ragionate, comuni, che diventano importanti. Penso di aver detto tutto. Grazie intanto. Grazie a te.